Voci.fm, il sito delle voci. Francesco Pezzulli su Voci.fm, lo incontriamo al premio Tonino Colla. Intanto, che impressione hai avuto di questo premio? Allora, è un'occasione per ricordare un grandissimo professionista. Io con lui ho fatto tanti bei film, ovviamente Titanic, Romeo e Giulietta, i DiCaprio più importanti, diciamo, e poi film storici tipo Avatar o cose di questo tipo, quindi sicuramente è bello. E poi è bella l'idea di dare spazio ai giovani. Io sono qui ovviamente oggi in veste di accompagno perché ho portato mio figlio e quindi è un'occasione meravigliosa. Lo inquadriamo, vuole parlare anche lui? Ale, eccolo! Sebastiano, ciao, buongiorno, benvenuto su Voci.fm. Ciao. Ciao. Allora, ti piace il doppiaggio? Sì. Che cosa ti piace doppiare? Tante cose. Cartoni animati o film? Hai preferenze? Cartoni animati. È un classico. I buoni o i cattivi? Tutte e due. Cosa ti diverte di più? Un buono o un cattivo? Un buono quello che fa sempre sì, sì, va bene, o un cattivo che fa sempre no, io questo non lo faccio? So brava? Sì. A te quale ti piace? I buoni. Ma papà è bravo? Sì. Io la mattina quando esco dico vado a fare le vocette. Adesso anche lui dice faccio anche io le vocette. È contento. No, veramente un grande in bocca al lupo a tutti i giovani, e questo premio è l'occasione per trovare un piccolo spazio, perché non è facile, essendo il doppiaggio un mondo abbastanza chiuso. Ciao. Ci sta, è un'occasione insomma per trovare un buon passaggio per fare il doppiaggio ad alti livelli. Francesco, come si diceva anche prima, tu hai iniziato praticamente con Leonardo DiCaprio sin da Romeo e Giulia e Titanic, poi ovviamente sei andato avanti, però sei un po' cresciuto con lui, no? Sì. C'è il rischio di sentirsi un po' incollato a un personaggio? Allora, io l'ho cominciato a doppiare in realtà in una serie, si chiamava Genitori in Blue Jeans, lui aveva 12 anni, quindi insomma era piccolissimo, io ne avevo 13, e comunque finché lui fa una carriera straordinaria come sta facendo, ovvero quella da grande attore, perché no, insomma, rimanere incollato va bene, essere riconoscibili va bene, da una parte può far comodo, da altri no, però sicuramente un attore straordinario, quindi da grandi soddisfazioni doppiarlo. Senti, ho sentito prima in sala che scherzando, no, ti, come le figurine, no? Chi si prende DiCaprio però mi date Richard Gere, ma succedono queste cose tra voi doppiatori? No, è successo però in un paio di occasioni che siccome un collega era senza voce... Sì, è successo che io ho doppiato un attore di un collega che si chiama Stefano Crescentini, l'ho chiamato, mi ha detto guarda sono un problema di afonia, e quindi però insomma uno avverte in maniera carina, anche perché viviamo insieme al lavoro ormai da 30 anni, quindi ci conosciamo un po' tutti. A parte il grande Leonardo, quale personaggio ti ha dato maggiori soddisfazioni, oppure a quale film ti senti un po' più legato? Allora, a livello di pubblico sicuramente sono stato molto amato per Guerre Stellari, ma perché ha un fascino. È doppio? Che personaggio doppio a Guerre Stellari? Anakin Skywalker, perfetto. E poi cose che mi hanno dato molta riconoscibilità, una serie televisiva che si chiamava Dawson Creek di tanti anni fa, dove facevo Dawson, e quello è stato diciamo un passaggio generazionale importante. Senti, com'è trasferire il proprio bagaglio culturale, il proprio saper fare a tuo figlio? Che orgoglio c'è? È una grandissima responsabilità, soprattutto perché so quanto può essere stressante e difficile questo lavoro, e bisogna preservare il talento, perché comunque i bambini hanno un talento incredibile, ma sono anche degli esseri molto delicati, e quindi li mando, come diceva anche lui stesso, solo dagli amici, nel senso da persone che ho la fortuna di conoscere, quindi... Vanno comunque un po' protetti. Rigorosamente protetti, assolutamente. Mai. Sebastiano, ma tu hai preso un premio oggi? Tu sì e papà no, ma che succede? Non lo so. Che premio hai preso? Volevo dire che... Ma poi la voce va sulla TV? Certo, la voce la senti in TV poi, e anche vai. Al cinema. Ma, no, questa intervista qui tu dici? Sì. No, questa intervista qui va sul web, poi te la mando, è il sito delle voci, si chiama voci.fm ed è visto da tutti, esatto, va visto da tutti i doppiatori e tutti quelli che lavorano con le voci, e non solo, è un sito pubblico, cioè lo vedono tutti. Figo! Allora mi fate un saluto a voci.fm con i vostri nomi? Non lo so se sei capace, Sebastiano, vediamo un po'. Ciao, sono Sebastiano Pezzulli. E saluti, voci? Punto FM, fantastico, anche un saluto da Francesco Pezzulli. Grazie a entrambi per questa movimentata e piacevolissima intervista, in bocca al lupo a tutti e due. Crepi, grazie. Ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.